dovrebbe fare il governo, allora, dalla sua esperienza? Cioè, così magari uno dice, beh, forse su questo ci si può ancora ragionare. La risoluzione di questo problema, perché questo è un problema tutt'altro che risolto, perché di 140.000 risparmiatori alla fine ne verranno rimborsati 4.000 sì e no. Come associazione terremo il conto. Come 140.000? 140.000 sono i risparmiatori in generale. Gli azionisti li dobbiamo togliere, ragazzi, mettiamo un punto fermo. Allora sono 140.000 sono i risparmiatori generali, poi togliamo gli azionisti. Metterci d'accordo che lo Stato non può rimborsare un investimento azionario andato male. Togliamo, però questo è un punto cruciale. Se abbiamo parlato di management truffaldino, dobbiamo parlare anche gli azionisti hanno la loro parte, certo, di diritti. Togliete anche le mutande a chi ha gestito quelle banche. Non venite a chiedere alla, cioè, non possono essere, però qui stiamo parlando dell'esclusione anche della maggior parte degli obbligazionisti. Vuoi per reddito, vuoi addirittura perché hanno firmato l'obbligazione dopo il 14 giugno del 2014, perché se poi il governo parla di mis-selling, di cattiva informazione, di truffa, a maggior ragione una persona che ha firmato dopo il, la direttiva europea ancora non era, era nella Gazzetta Europea, ecco, non nella Gazzetta. Allora lei mi deve dire, tutti gli investitori la mattina si svegliano, vanno nel sito della Consob e vanno a valutare se escono. Essere obbligo del funzionario di banca, e non lo è ecco stato, perché ma questo, questo è ovvio, uno questo dei è due canali fuori. Cioè c'è il rimborso automatico di cui abbiamo già detto, e poi è fatta salva la possibilità per un risparmiatore di fare l'arbitrato e dire tu m'hai fregato, non tu sono neppure usciti gli arbitrati, non sono neanche usciti, non sono usciti gli arbitrati, e sta scadendo il tempo. Io ha ragione perfettamente, ma non sono passati 10 anni, sono passati 10 settimane, però, come dire, però ha dato, Renzi ha dato una scadenza alla data dei rimborsi, sono 4 mesi, sono passati già 70 giorni. Ha perfettamente ragione, mi piacerebbe che insomma un'accelerata forse la potreste dare, però non è vero che sia stato detto ex ante tutto a posto, tutti rimborsati. Anch'io, diciamo, che ho seguito nei mesi la vicenda, devo dire, però ecco, il fatto che ci sia una sorta di appello accorato al di là delle, diciamo, fare presto, di dire fate prima, accelerate, mettete più persone in campo, non lo so, perché non è possibile. Che va all'origine del problema, e poi vi lascio ovviamente lo spazio. Quando Renzi dice che ci sono questi vincoli europei, perché questi vincoli europei si sono fatti valere ovviamente per le 4 banche e non per altre banche che sono state tranquillamente salvate con il fondo interbancario? E faccio presente Banca Tercas. Beh, lei sa che c'è una procedura di infrazione comunitaria su quello, quindi salvata, non è vero che andate... Però i risparmiatori sono assolutamente salvi. Per non parlare poi della risoluzione, ad esempio, con cui è stata trattata le 4 banche, svalutate a una tot di percentuale, a cui è stata invece svalutata il Monte dei Paschi. Quindi i risparmiatori. Il Monte dei Paschi non ne parliamo, perché per il governo questa marattina.